Ai contenuti negativo è che manca un impegno concordato a livello internazionale per ogni paese ben preciso di riduzione. Cioè non esce da Parigi il fatto che l'Italia, la Germania, l'Australia, Nuova Zelanda devono ridurre del 10, 20, 30% le loro emissioni. La decisione spetterà ai singoli paesi. Anzi, la decisione è già avvenuta, perché questi impegni di riduzione sono stati richiesti già in una COP precedente e i paesi erano già stati invitati a fare un piano, diciamo, preliminare, e ben 185 paesi l'avevano già fatto, l'hanno già fatto, tra cui anche l'Italia, questo piano preliminare. E la convenzione, la segreteria della convenzione ha già fatto un esame di questi piani, che non sono i piani di tutti i 190 paesi, ma ne mancano molto pochi, e fra l'altro mancano pochi paesi importanti dal punto di vista delle emissioni. E sulla base di questi impegni che sono già stati presi, che però potranno essere e dovranno essere rivisti, la temperatura dovrebbe aumentare del 2,7 gradi. Quindi evidentemente il quadro attuale degli impegni è un quadro blando, molto limitato, molto poco soddisfacente e non in linea con gli obiettivi generali dell'accordo. Un altro elemento critico, qua è un capitolo molto grande ma lo tocco soltanto velocemente, è che molte organizzazioni che rappresentano gli interessi delle popolazioni indigene e anche molte organizzazioni ambientaliste criticano moltissimo i RED, come criticano una serie di interventi cui gli europei fra l'altro sono molto coinvolti, così detti di finanziarizzazione della natura. Col termine finanziarizzazione della natura si intende quel processo che porta a far sì che si creino meccanismi finanziari, proprio fondi, borse, banche, mediatori, broker, venditori e così via, che ti permettono di acquisire, chiamiamolo in termini molto banali, una licenza inquinare. Cioè in pratica tu non metti in discussione il tuo modello energetico in casa tua, ma compri crediti di emissioni in Amazzonia pagando gli proprietari e le comunità locali per non deforestare. E queste comunità locali evidentemente possono utilizzare in maniera diversa questi fondi e c'è una serie enorme di problemi legati al funzionamento di questi meccanismi, problemi di permanenza, problemi di distribuzione del reddito, problemi di co-benefici, perché evidentemente uno non può pensare di gestire le foreste soltanto per fissare carbonio, ci sono molte altre funzioni e assolutamente essenziali che la foresta ha. Questo tema della finanziarizzazione della natura è un tema che viviamo attualissimo anche in Europa. Sapete che l'Unione Europea sta discutendo una strategia che si chiama No Biodiversity Loss, che nella sostanza prevede che tutte quelle attività, per esempio soggette a valutazione di impatto ambientale, che hanno effetti distruttivi su risorse ambientali, ecco, possono essere realizzate nel momento in cui faccio un intervento compensativo. E per rendere ancora più agevole, più facile queste attività, secondo un modello già molto presente negli Stati Uniti, creo quelle che vengono chiamate Green Conservation Banks, cioè delle banche progetti, che sono anche le banche finanziarie, in cui vado a pescare progetti, vado ad acquistare progetti di compensazione. In altri termini, mi costruisco una grande infrastruttura, un grande ospedale, mi costruisco un grande aeroporto, un grande viadotto, ho un impatto ambientale, distruggo tot centinaia di ettari di aree umide, nessun problema, vado alla Conservation Bank, la Conservation Bank mi dà un progetto, mi permette di compensare un progetto e di realizzare velocissimamente la mia infrastruttura. Anche qua potete immaginare naturale critico, compensazioni tardive, effetti discriminatori. Realizzo l'intervento a Padova e vado a compensarlo in Comenico.
Terzo punto, i mezzi finanziari. Dico, come già vi dicevo, l'accordo prevede la creazione di questo fondo con 100 miliardi di dollari all'anno. Vengono confermati i meccanismi di investimento all'estero che già il protocollo di Kyoto prevedeva, quindi una riedizione di quegli strumenti che sono stati chiamati Clean Development Mechanism, cioè la possibilità per esempio di realizzare centrali a biomasse in Vietnam, perché lì rendere più efficienti i sistemi costa di meno di quanto può costare in Europa, e acquisire i crediti da questo investimento. Più in maniera ancora marcata, però, questi investimenti vengono correlati alla necessità del trasferimento tecnologico. Quindi, sì, investite all'estero, perché risparmiare carbonio all'estero può costare di meno, però mi raccomando, attenzione anche a trasferire l'innovazione della tecnologia a questi